Benvenuti a Wellness Channel, un'altra trasferta in spiaggia oggi e sosteggiando una fantastica granita ho incontrato un caro amico, Andrea. Ciao Andrea. Ciao Luigi. Allora, intanto ti starei chiedendo perché ti ho fermato in mezzo alla strada? Beh, mi hai fermato in mezzo alla strada perché avevamo programmato di fare questa cosa. Esatto, perché fondamentalmente sono rompiballe e l'ho stressato da circa un mese, che voglio farti l'intervista a tutti i costi, voglio farla a tutti i costi. Dal 13 agosto. Ecco appunto. Vabbè, dai Andrea, dici qualcosa di te, dai, una presentazione, che tu sei un grande atleta, no? Grande atleta. Sì, grande, sopra i 90 kg. Sono Andrea, un ragazzo un pochettino meno giovane di te, ma di spirito forse molto più giovane di tanti che conosci. Allora, senti, che rapporti hai con la pratica sportiva? Ma fino a un po' di tempo fa avevo un rapporto piuttosto controverso. Vale a dire, volevo fare dello sport, ma avevo delle difficoltà psicologiche a intraprendere un'attività continuativa, legata a non si sa. So che anche un po' anche con l'alimentazione tendevi un po' a paciugare, a non essere troppo regolare. Beh, il difetto di base è che sono un grande cuoco e che quindi ho questo vizio di poi fare appunto delle invenzioni. E però, quando ti è scattata la molla di iniziare comunque a fare pratica sportiva? La pratica continuativa sportiva, la molla me l'hai fatta iniziare tu. Ah, ecco. Quindi perché devo prendermi le mie responsabilità. No, meno male, ti prendi le tue responsabilità perché hai rimesso, c'è buona speranza che tu abbia rimesso una persona che sta bene, ma che è presumibile che debba stare bene molto a lungo, su una strada importante come è quella dello sport. Quindi, in base alla tua esperienza e anche comunque al rapporto che hai con i giovani, che hai tanti amici giovani, proprio dovuto al fatto che sei una persona giovanile, cosa ti viene da consigliare anche a quei giovani che non fanno pratica sportiva? Perché è un dato allarmante che tanti giovani sotto i 18 anni, solo il 35% fa, diciamo, qualcosa di sport. Cosa vi consigli? Il dato è veramente allarmante. In ogni caso il consiglio è di provare a mettersi in gioco in qualsiasi momento, perché l'attività fisica è quella che ti allunga la vita, senza eccedere nelle specializzazioni, nelle attività difficili, ma fare una sana vita di movimento che crea salute e allegria. Quindi io sono allegro adesso. Quindi un corretto stile di vita e poi per avere anche dei fini positivi, anche benefici. Poi anche quando uno è giovane è chiaro che magari gli piace, ha delle attitudini e diventa anche bravo. Io penso che sia una cosa importante. Invece senti, si sente spesso che comunque grossi professionisti di vari settori comunque ci tengono molto a fare della pratica sportiva, comunque dell'attività fisica, prima del lavoro, prima di andare in ufficio. Tu ora, insomma, da quest'anno tu sei entrato in questa categoria, in quella che è un libro professionista che si è messo a far sport nel tempo libero. Cosa secondo te, quindi, che rapporto c'è tra un professionista, quindi già molto impegnato, e lo sport? Beh, chiaramente svolgendo un'attività di movimento legata appunto alla mia professione, ci sono in gioco delle risorse mentali molto importanti che vanno rinnovate. L'unico modo per rinnovarle è riposare il cervello. Come riposa il cervello? Ho scoperto e ho verificato e ho confermato, lo fai svolgendo appena puoi un po' di attività. Ricarichi le pile e ti ritrovi di nuovo con tutte le tue risorse mentali per svolgere al meglio. Non vuole essere uno slogan, assolutamente, è una constatazione, sì, è un dato di fatto. Un pochettino magari amaro, perché vista la giovane età che mi porto dietro, potevo anche pensarci un po' prima. Però la cosa funziona. Quindi un ottimo messaggio, appunto, quello dell'importanza appunto della pratica sportiva a qualsiasi età, e si può iniziare, c'è sempre tempo per iniziare, nel senso che non è mai troppo tardi. I benefici comunque ci sono sempre. Ci sono sempre e soprattutto ti trovi veramente in mezzo a un mondo che sembra irreale al giorno d'oggi, con tutte queste situazioni di comunicazione, di possibilità di interfacciarsi. La gente non lo fa, la gente usa il telefonino, che in questo caso usiamo per fare un'intervista, per fare solo quello. Invece
sport vuol dire incontrare delle persone, stare in comunicazione e avere, trarre delle esperienze simpatiche, allegre, come la nostra gita su in Piemonte quando abbiamo fatto esatto. Quel bel giro sull'alpeggio. Esatto, esatto. Perfetto. Niente, grazie Andrea per la tua testimonianza e grazie mille. Grazie Luigi. Ciao Andrea. Ciao, ciao, ciao. Ciao a tutti.